Bene, allora direi che possiamo incominciare. Buon pomeriggio. Lo scopo di oggi è vedere la soluzione del laboratorio 6. Quindi procederò ad introdurre AngularJS e faremo un breve esempio d'uso di Angular. Allora, questo è il testo dell'esercizio relativo al laboratorio 6. Il primo esercizio veniva chiesto di realizzare una pagina web che mostrasse una tabella con i soliti dati della classifica di serie A. Era possibile risolvere questo esercizio sia con CreateElement sia con jQuery. Quindi ci sono due soluzioni diverse e vedremo entrambe le soluzioni. Allora, incominciamo naturalmente con la soluzione con CreateElement. Allora, conviene partire dal fondo per analizzare questa soluzione. L'esercizio richiedeva di stampare la tabella scaricandola o dal server locale oppure da un server esterno, scaricando i dati con cui riempire la tabella, dal server locale, cioè quello di WebStorm, oppure da un server esterno. Per farlo è necessario creare una funzione anonima da assegnare alla variabile window.onload. Quindi nella soluzione viene proposto utilizzare questo costrutto window.onload uguale function e quindi viene invocata la funzione loadAsync. La funzione loadAsync invece era già fornita all'interno del testo dell'esercizio. La funzione loadAsync prevede due parametri. Il primo è l'URL del file da scaricare e il secondo è la funzione da invocare se lo scaricamento di questo file va a buon fine. In questo caso, come URL è stato usato un URL locale, cioè il file presente nella stessa cartella del file index.html da cui questo script è richiamato. Se invece di classifica 2017, eccetera, ci fosse stato http, due punti, eccetera, eccetera, quello sarebbe stato un URL assoluto. Torneremo su questo punto successivamente. Consideriamo invece che cosa fa la funzione loadAsync, cioè questa qua, su cui ho ricevuto parecchie domande, perché il suo funzionamento non è molto chiaro. Probabilmente il fatto che il secondo parametro che si passa a questa funzione sia un'altra funzione può confondere un po' le idee. Quindi vediamo di chiarire qualsiasi perplessità possiate avere. Naturalmente se non sono sufficientemente chiaro interrompetemi pure e chiedete. Allora, la prima cosa che fa questa funzione è scaricare il file JSON. Il file JSON è identificato dall'URL. Per effettuare una richiesta AJAX viene creato l'oggetto XML HTTP request. Quindi viene passato al metodo open l'URL del file
a cui siamo interessati. Questa funzione provvederà a ottenere il file. Quando lo stato dell'oggetto XHR cambia, verrà eseguita questa funzione anonima. Quindi la funzione anonima viene assegnata a ArrayDisTateChange, proprietà dell'oggetto XHR. Che cosa fa questa funzione anonima? Se il ReadyState è 4, cioè se la richiesta è conclusa, abbiamo essenzialmente due possibilità. La richiesta è conclusa ed è andata a buon fine, oppure si è conclusa con un errore. Se si è conclusa con un errore, XHR status vale 0. Quindi nel caso in cui si sia conclusa con errore, viene aperto un pop-up mediante la funzione alert, e all'interno di questo pop-up viene scritto AJAX request failed for e l'URL che gli avete passato. Altrimenti, se la funzione, se la richiesta AJAX è andata a buon fine, e il fatto che sia andata a buon fine viene identificato con due possibili valori di status, il codice 200 oppure il codice 304. 200 significa ok, ho scaricato il file, va tutto bene. 304 significa che avevate già scaricato il file in precedenza ed è presente nella cache del browser, quindi non è stato necessario scaricarlo di nuovo. Comunque vuol dire che è andata a buon fine. Se è andata a buon fine, che cosa facciamo? Invochiamo la funzione success. Funzione success che avevamo passato come parametro della load async. Che cosa passiamo alla funzione success? Passiamo ciò che ritorna, la funzione json.parse, a cui a sua volta passiamo la stringa di testo che corrisponde al file che abbiamo scaricato. Quindi in xhr.responseText abbiamo il testo che corrisponde al file JSON, che è ancora una stringa di testo. Ciò viene passato alla funzione json.parse. Questa ci ritorna un oggetto JavaScript che contiene la rappresentazione in JavaScript di quel JSON. Naturalmente questo potrebbe fallire se il JSON non è ben formato, questo caso però non è stato preso in considerazione. Quindi finalmente questo oggetto viene passato alla funzione success e la funzione success viene invocata. Questo significa che la funzione che voi passate alla load async per essere eseguita dopo che lo scaricamento del file JSON è completato deve aspettarsi di ricevere l'oggetto, un oggetto JavaScript che è la rappresentazione del file JSON scaricato. Naturalmente potete passare anche una funzione che non si aspetti nessun parametro, JavaScript non si lamenta, ma non ha molto senso farlo, perché a questo punto viene meno la logica di scaricare qualcosa, se poi non ce ne facciamo niente. Quale funzione viene passata? Viene passata la funzione visualizza. Quindi, ricapitolando, al termine del caricamento della pagina viene scaricato questo file JSON, viene convertito da stringa di testo a oggetto JavaScript, viene passato alla funzione visualizza che viene invocata. Quindi dobbiamo preoccuparci di questa funzione visualizza.
Come vedete, la funzione visualizza prevede un oggetto che è stato chiamato in questo caso JSON. Bisogna farci qualcosa con questo oggetto. Tendenzialmente si utilizzerà questo oggetto per andare a popolare la tabella. Questo viene demandato ad un'ulteriore funzione in questa soluzione, alla funzione tabella. Che cosa passiamo alla funzione tabella? L'elemento in cui vogliamo creare la tabella, l'elemento del DOM in cui vogliamo creare la tabella, è l'oggetto JSON che contiene i dati da inserire nella tabella. Come facciamo ad ottenere questo elemento? Facciamo una ricerca per ID nel documento, identifichiamo l'elemento del DOM che abbia ID uguale a classifica e quindi lo passiamo alla funzione tabella. A questo punto ci rimane solo più da vedere che cosa succede nella funzione tabella. Nella funzione tabella viene prima di tutto creato un nuovo elemento del DOM, un elemento table, naturalmente, perché vogliamo creare appunto una tabella. Nel momento in cui viene invocata la document.createElement, questo elemento è staccato dal DOM, quindi non lo potete vedere nella pagina. Allora viene aggiunto come figlio dell'elemento L, dunque L.appendChild table. Ora table è figlio di L. L era il div con id classifica presente nel file HTML. A questo punto procediamo sempre in questo modo. Andiamo a creare un elemento tr, table row, e lo aggiungiamo come figlio di table. Quindi per tutti i campi della nostra tabella, che è contenuta in tab.fills, vi ricordo che tab è quell'oggetto JSON della funzione precedente. Qui ha cambiato nome, è diventato tab, perché qui è indicato come tab. Comunque è lo stesso oggetto. Per tutti i campi dell'intestazione di questa tabella, cosa facciamo? Creiamo l'elemento th, aggiungiamo a tr questo elemento th come figlio, creiamo un elemento testuale utilizzando la funzione createTextNode, il valore, cioè il testo contenuto nell'elemento che abbiamo appena creato è tab.fields.d, sarà cioè squadra, vinte, perse, pareggio, eccetera, eccetera. E questo oggetto si chiama text, questo oggetto che corrisponde a un ulteriore elemento del DOM. E quindi diciamo che text è un figlio di th. E questo lo facciamo per tutti gli elementi nell'intestazione della tabella. A questo punto procediamo a fare qualcosa di analogo per tutte le righe della tabella che contengono effettivamente i dati. E questa informazione è contenuta in tab.data. Perché punto .data, punto .fields? Perché questa era la struttura del file JSON. Ora, diciamo che tab.data di è la squadra. Creiamo un elemento tr, una nuova riga,
perché ci serve una riga per ogni squadra. Diciamo di nuovo che TR è un ulteriore figlio di table, e quindi per tutti i campi all'interno della riga creiamo degli elementi TD, diciamo che sono figli di TR, creiamo un elemento di testo che contiene il valore squadra DJ e impostiamo questo elemento di testo come figlio di TD. Infine, una sottigliezza, nel JSON era anche contenuto l'informazione relativa alla data dell'ultimo aggiornamento della classifica. Qui viene messo un if, se esiste tab.update, quindi presuppone che potrebbe anche non esistere. Se esiste, stampiamo anche questa informazione all'interno di un tag di tipo P, quindi creiamo un nuovo elemento di tipo P, creiamo come al solito un elemento testuale, a cui assegniamo la stringa aggiornata al più questo valore tab.update, che ragionevolmente è una data. Era proprio una data che verrà convertita in una stringa. Quindi diciamo che questo elemento text è figlio di P. Notate che P non è figlio della tabella, P è figlio del div che contiene anche la tabella. Questo tag P e la table sono allo stesso livello. Ok, ora l'esercizio proseguiva e chiedeva di indicare i colori, di aggiungere dei colori alle squadre per identificare che cosa succederebbe a quelle squadre alla fine del campionato. Viene richiesto di farle in vari modi. La prima possibilità è di definire le classi nel CSS, ma le classi nel CSS erano già definite. Il problema è solo dire che i nodi delle squadre che ci interessano appartengono a quella classe. Con la funzione getElementsByTagName vengono selezionati tutti gli elementi tr figli del famoso elemento l, dove l era il div iniziale che avevamo selezionato a questo punto. Quindi rows è ragionevolmente un vettore di elementi che contiene tutti i figli. A questo punto possiamo, come suggerito nelle righe commentate, andare ad aggiungere le classi ai vari elementi contenuti nel vettore. Notate che utilizzeremo in sequenza rows di 1, rows di 2 e così via, per indicare la prima squadra, la seconda squadra, eccetera. Rows non sono proprio le squadre e tutta la riga della tabella. A noi interessa solo l'elemento della tabella che contiene il nome della squadra. Quindi andiamo a selezionarlo mediante children di 0. Punto children è un vettore che contiene tutti gli elementi del DOM figli dell'elemento rows di 1. Children di 0 è il primo figlio, in questo caso, di rows di 1. Punto class list
punto classList è un oggetto che contiene l'elenco delle classi di questo elemento. Su di esso chiamiamo la funzione .add, che ragionevolmente va ad aggiungere una classe a questo elemento, e la classe è champions. Nel primo caso, e poi abbiamo le altre classi a seconda del colore che vogliamo assegnare. Opzione 2, in maniera più compatta, si può fare la stessa cosa utilizzando la funzione foreach. Abbiamo all'inizio di questa riga un vettore di stringhe che contengono i nomi delle classi nell'ordine in cui le vogliamo assegnare, e su di esso chiamiamo la funzione .foreach. A .foreach passiamo una function che verrà invocata per ogni elemento di questo vettore. Alla function verrà passato come primo parametro l'oggetto del vettore, cioè la stringa che contiene il nome della classe, come secondo parametro l'indice di quella stringa all'interno del vettore, che in questo caso sono state chiamate, nomi a piacere, non troppo casuali, CLS, dall'abbreviazione di classe, e I, l'indice. A questo punto cosa facciamo? La stessa cosa di prima. Facciamo rows di I più 1, perché I in questo caso parte da 0, mentre invece noi vogliamo che parta da 1. Perché tra l'altro vogliamo che parta da 1, perché il primo figlio sarà la riga che contiene l'intestazione della tabella. Poi children di 0, punto classList, punto add CLS. Quindi stiamo facendo esattamente la stessa cosa di queste 5 righe di codice precedente, solo in maniera più compatta. Altra possibilità: non ci piace usare il CSS, non vogliamo usare il CSS, possiamo definire le caratteristiche di stile direttamente sull'elemento del DOM, così come è possibile all'interno dell'HTML. In questo caso facciamo un ciclo for partendo dalla terz'ultima riga e arrivando fino all'ultima riga della tabella. E cosa facciamo per queste righe? Impostiamo il background color a un certo valore, e impostiamo il bordo ad un altro colore. Dunque le stesse operazioni che avremmo potuto svolgere col CSS. Qui siamo fortunati perché tutte e tre le righe prevedono lo stesso colore e quindi possiamo farlo all'interno del ciclo for senza scomodare vettori di stringhe e la foreach. Bene. Ora abbiamo il punto 5. Il punto 5 chiedeva di realizzare un tooltip, ossia un abbellimento grafico che compare nel momento in cui posizioniamo il mouse sopra la squadra. E che cosa deve contenere questo elemento? Una leggenda, la spiegazione di perché quella squadra è colorata di quel colore. Dunque, per le prime due vorremmo impostarla a qualificata Champions League. All'interno del testo dell'esercizio si richiedeva di usare varie tecniche. Una prima possibilità è di impostare l'attributo title al valore. Nell'HTML avreste scritto all'interno dell'elemento title uguale qualificata in Champions League. Qui, per impostare con le funzioni che operano sul DOM, per impostare un attributo si usa
set attribute. E a set attribute si passano due stringhe di testo. La prima stringa di testo è il nome dell'attributo e la seconda è il valore. Altra possibilità, utilizzare l'elemento m. Vogliamo creare un elemento, un tag m e impostarlo come figlio della cella che contiene la squadra che ci interessa e dire che all'interno di questo elemento m c'è il testo che vogliamo far comparire. Perché l'elemento m si comporterà in questo modo, permettendo di visualizzare il testo solo quando il mouse passa sopra? Perché è specificato nel CSS, che era già fornito. Quindi andando a vedere il CSS vengono utilizzati alcuni selettori per ottenere questo comportamento. Possiamo anche andare rapidamente a vedere il CSS. Ok. E questo è, guarda caso, giusto l'elemento che ci interessa, il tag m, figlio del tag td, display none. C'è, ma non si vede. Poi vengono impostate alcune proprietà, il colore giallo, la posizione assoluta, la dimensione, il bordo, eccetera, eccetera. Quindi, tr2.over m. I tag, gli elementi m, figli di tr, quando il mouse passa sopra tr, in questo caso display vale block, è uguale a block. Quindi in questo caso si vede. Ed è questo che fa ottenere il comportamento desiderato. Tornando alla soluzione JavaScript, abbiamo ancora da considerare l'ultima possibilità. Nell'ultima possibilità veniva richiesto di aggiungere questo tooltip utilizzando un'apposita classe e facendo in modo, mediante la gestione degli eventi di JavaScript, che comparisse e scomparisse al passaggio del mouse. Come è stato fatto in questo caso, è stata definita una funzione addTT in cui si passa l'indice della riga a cui vogliamo aggiungere il tooltip e il testo da visualizzare. Quindi è di maggiore interesse vedere che cosa fa la funzione addTT. La funzione addTT identifica il primo figlio della riga di nostro interesse e poi opera su questo elemento. Primo figlio della riga di nostro interesse, ricordo che è la cella che contiene il nome della squadra. A questo punto diciamo che la posizione dell'elemento è relativa. Viene creato un nuovo elemento di tipo span. Viene creato un elemento del DOM di tipo testuale che contiene la leggenda che vogliamo dare, viene detto che questo è un figlio dello span. A questo punto si opera sull'elemento span, che sarebbe questo oggetto TT, gli si aggiunge la classe tooltrip, che è opportunamente definita nel CSS, gli si imposta display al valore none, in modo che non sia visibile. Quindi si associa l'evento onMouseOver alla funzione tipo on e la funzione
on mouse out e l'evento on mouse out ha la funzione tip off. E quindi viene specificato che TT è un figlio di L. Questi eventi sono relativi all'elemento L, cioè alla cella della nostra tabella. Che cosa fanno queste due funzioni tipon e tipoff? Queste funzioni verranno invocate quando il mouse passa sulla cella, quando entra sulla cella la tipon e quando lascia la cella la tipoff. La tipon, ricordate che è stata associata all'elemento, alla cella che contiene il nome della squadra. Questo è this. Questo elemento del DOM è this e possiamo riferirci adesso con this all'interno della funzione. Su questo elemento del DOM vengono selezionati tutti i figli che hanno che sono un tag span, e di questi viene selezionato il primo, perché ragionevolmente ce n'è solo uno. E vengono assegnati all'oggetto TT. A questo punto vengono impostate alcune caratteristiche per farlo comparire non in un punto casuale, ma di fianco al mouse. E quindi viene impostata la sua posizione dell'angolo sinistro, la posizione del suo lato sinistro e la posizione del suo lato superiore. E a che cosa vengono impostati? Alle coordinate del mouse più 5 pixel nel caso del lato sinistro, esattamente alle coordinate del mouse nel caso del lato superiore. Che cos'è questa E? È l'oggetto che contiene una descrizione dell'evento che ha scatenato questa funzione. E quindi all'interno, tra le varie proprietà, c'è anche la posizione del mouse. Comunque questo non è fondamentale. Se non lo impostavate, compariva a sinistra della pagina. Cosa più importante, viene impostato display a block, perché invece prima non era visibile e ora è visibile. Che cosa fa tipoff? Molto più semplicemente seleziona questo elemento span di qui sopra e imposta il suo attributo CSS display a none, in modo che non sia nuovamente visibile. Naturalmente è preciso che non era richiesto di inventarsi tutto ciò, ma era fornito un esempio linkato dal testo dell'esercizio per quanto riguarda la gestione di questi tooltip. Ora, questo viene applicato anche alle ultime tre celle della tabella, come molto semplicemente andando a guardare quante celle ha la tabella e poi chiamando in sequenza la funzione addTT a n-1, n-2 e n-3. Ok, nell'esercizio 1 era anche richiesto di verificare che non era possibile utilizzare questo file e verificare che invece era possibile utilizzare questo file. Perché è possibile utilizzare un file e invece non è possibile utilizzare l'altro? Forse questo merita un attimo una breve riflessione. Essenzialmente è un'impostazione del server. Per motivi di sicurezza, gli script JavaScript possono scaricare ed operare su file che sono presenti nello stesso server rispetto
da cui è stato scaricato lo script, mentre invece non possono ottenere file da server esterni per motivi di sicurezza. Tuttavia questa è una pesante limitazione, perché se voglio fare un sito JavaScript che ottiene delle informazioni da un servizio esterno, come posso fare? La soluzione è utilizzare lo standard CORS, acronimo di Cross Origin Resource Sharing. Questo standard permette al server web di dire quali ulteriori domini sono autorizzati a scaricare, in questo caso il file JSON, diciamo la risorsa. Come si fa? Come fa a dirlo? Negli header HTTP che vengono inviati. Possiamo vedere cosa succede andando ad aprire la console di sviluppo e selezionando la scheda rete. Questa scheda mostrerà tutte le richieste che vengono effettuate. Ora apro questo file su cui è abilitato questo standard. Se lo seleziono, notate innanzitutto che lo stato è 304. Avevamo visto prima che le alternative erano 200 oppure 304. 304 non modificato perché il mio computer ce l'ha già in cache. Bisogna consultare gli header di risposta. E tra le varie cose dovrebbe esserci un tag che dice che tutti i domini esterni a questo sito sono autorizzati a scaricare. In questo caso non c'è, probabilmente perché era in cache. Proviamo a riscaricarlo. Non lo fa vedere perché continua ad avercelo in cache. Proviamo ad utilizzare la modalità incognito. Ora non c'è nel cache. E finalmente, qui, il primo, abbiamo questo tag che vi dicevo. Access control allow origin. Quali sono i domini che sono autorizzati a scaricare questo file? Asterisco tutti. Qualunque script ospitato su qualunque altro dominio può scaricare questo file. Se invece proviamo con la stessa versione del file ma contenuta nell'altra cartella, non è presente questo header di risposta e quindi lo scaricamento da script non funziona. Per la cronaca, questa funzionalità è abilitata per tutti i file contenuti in questa cartella datasets, in cui sono presenti degli altri file che utilizzerete successivamente. Vediamo ora la soluzione dell'esercizio 1 utilizzando jQuery, più rapidamente naturalmente. Vediamo solo le differenze. Prima avevamo utilizzato window.onload, in questo caso possiamo utilizzare la funzione dollaro. Perché? Perché se alla funzione dollaro passiamo una qualunque funzione, in questo caso una anonymous function, questa verrà eseguita non immediatamente, ma dopo che la pagina è stata caricata. Quindi otteniamo un comportamento identico
alla soluzione precedente. Invece della load async possiamo utilizzare la funzione $.getJSON. E cosa fa questa funzione? Fa esattamente la stessa cosa della load async. Quindi passiamo nuovamente l'URL del file JSON da scaricare e la funzione che vogliamo invocare al termine dello scaricamento. Cosa fa la funzione? Visualizza, seleziona l'elemento del DOM con ID classifica, lo seleziona però utilizzando jQuery, quindi viene passata alla funzione dollaro la stringa cancelletto classifica, cancelletto perché si tratta di un ID, e nell'elemento e nell'oggetto L è contenuto di nuovo questo elemento del DOM. Rappresenta concettualmente lo stesso elemento del DOM, ma non è lo stesso oggetto JavaScript. Questo è un oggetto di jQuery che contiene all'interno un riferimento all'oggetto del DOM più altre funzionalità interne di jQuery. Questo per dire che sull'oggetto L non potete applicare le funzioni che avevamo visto nella soluzione precedente, che operano invece sugli oggetti del DOM. Qui potete operare solo utilizzando funzioni di jQuery. A questo punto invochiamo nuovamente la funzione tabella a cui passiamo il contenuto del file JSON. La funzione tabella ha una struttura identica alla rispettiva funzione nella soluzione dell'esercizio precedente, ma in questo caso, invece di creare gli elementi del DOM utilizzando la createElement, viene utilizzata la funzione dollaro. Se alla funzione dollaro passiamo una stringa di testo che contiene il nome di un elemento compreso dentro le parentesi angolari, la funzione dollaro capisce che non volete selezionare qualcosa, ma volete creare un nuovo elemento. Appendiamo all'elemento L questo nuovo elemento table utilizzando la funzione .append, che è una funzione di libreria di jQuery. Qui la struttura è analoga, vengono fatte sempre le stesse cose. Prima un for per l'intestazione della tabella, quindi un for che scorre tutte le righe della tabella e un for che scorre i campi della tabella. Notate che per inserire una stringa di testo passiamo la stringa di testo direttamente alla funzione append e jQuery capisce che si tratta di una stringa di testo, quindi crea un elemento del DOM, un elemento testuale del DOM e lo appende. Quindi risulta una sintassi più compatta rispetto alla soluzione precedente. Per l'update è uguale, se è presente tab.update, creiamo l'elemento P, aggiungiamo P come figlio di L e aggiungiamo a P un nuovo elemento del DOM testuale che contiene questa stringa di testo. Come facciamo ad aggiungere il colore ai nomi delle squadre? Selezioniamo tutti gli elementi di tipo tr utilizzando la funzione dollaro. Rows è quindi un vettore di oggetti jQuery. Vogliamo andare ad impostarle una ad una come facevamo in precedenza. In questo caso la sintassi da utilizzare è rows punto eq di 1, la funzione eq ritorna l'ennesimo elemento contenuto all'interno di rows. Poi andiamo ad applicare la funzione punto .find che va a selezionare
che va a selezionare un elemento tra tutti gli elementi, tra i figli dell'elemento che stiamo considerando, e l'elemento che vogliamo selezionare, identificato dal selettore CSS, due punti, first child, che era uno dei selettori CSS speciali che avevate visto in precedenza. A questo elemento cosa facciamo? Vogliamo aggiungere una classe, benissimo, la funzione jQuery da utilizzare è addClass. Vogliamo fare con la for each, questo non presenta particolari problemi perché è identico a prima, abbiamo sempre il vettore con le classi, applichiamo su di esso la funzione for each, gli passiamo un anonymous function, e questa anonymous function che cosa farà? Andrà a selezionare l'elemento iesimo più 1 di rows, tra i suoi figli selezionerà il primo figlio e quindi andrà ad aggiungere la classe. Vogliamo definire gli attributi di stile direttamente nelle celle invece di associarli alla classe del CSS. Perfetto. Selezioniamo l'elemento iesimo di rows. Questo punto children punto first è equivalente a punto find due punti first child. In questo caso la funzione children ritorna tutti i figli, la funzione first ritorna il primo degli elementi del DOM. È una scrittura alternativa. Quindi su di essi andiamo ad applicare la funzione .css. Che cosa fa la funzione .css? Semplicemente accetta due stringhe, una il nome della proprietà e l'altra il valore. Quindi andiamo ad impostare background color a RGBA, eccetera, eccetera, e border left a solid, eccetera, eccetera, come avevamo fatto in precedenza. Nel punto 5 dell'esercizio veniva richiesto di creare questo tutti. Varie possibilità, andare a definire l'attributo. In jQuery per definire l'attributo si utilizza la funzione attr, a cui si passano due stringhe di testo, il nome dell'attributo e il suo valore. Vogliamo invece aggiungere il tag em, creiamo il tag em utilizzando la funzione dollaro, aggiungiamo come figlio di em la stringa che vogliamo mostrare all'utente, selezioniamo la terza riga della tabella e quindi la prima cella della terza riga e diciamo che M è figlio di tutto ciò. Ultima possibilità, utilizzare la funzione addTT. La funzione addTT è stata ovviamente leggermente modificata. In questo caso selezioniamo l'elemento ln di rows e poi il primo dei suoi figli. A questo elemento andiamo a impostare la proprietà CSS position a relative. Creiamo un nuovo tag di tipo span. Gli aggiungiamo il testo come figlio. Inseriamo all'interno il testo che vogliamo mostrare. Gli aggiungiamo la classe tutti. Impostiamo la sua proprietà CSS display a none e quindi registriamo la funzione tipOn all'evento in cui il mouse passa sopra l'elemento L e la funzione tipOff all'evento in cui il mouse lascia la funzione L.
E quindi diciamo che TT, il tag span, è un figlio di L. Scrittura alternativa assolutamente lecita è quella che prevede la funzione di tipo, la funzione on. Alla funzione on passiamo il nome, una stringa di testo che identifica l'evento a cui siamo interessati, tra quelli definiti nella documentazione di jQuery, e la funzione che vogliamo invocare. Che cosa fanno queste due funzioni, tip on e tip off? Beh, analogamente a prima, identificano il primo span figlio dell'elemento this. Attenzione che this non è un elemento di jQuery, ma è lo stesso this di prima, quindi prima di operarci con le funzioni di jQuery, lo passiamo alla funzione dollaro. La funzione dollaro converte l'elemento classico del DOM di JavaScript in elemento del DOM gestibile da jQuery. E poi cosa facciamo? Ci impostiamo le proprietà del CSS come in precedenza. In particolare display block per renderlo visibile e poi la posizione per impostarlo relativamente alla posizione del cursore dell'utente. Cosa facciamo con la tip off? Beh, la stessa cosa, selezioniamo lo span, primo figlio dell'elemento su cui il mouse si è posizionato, e poi diciamo che la proprietà del CSS display vale none, perché non vogliamo che sia più visibile. Ok. Ci sono dei dubbi su questo primo esercizio? Comunque trovate il codice sul sito oppure nel repository master, nella cartella lab 6 solo. Ora, vediamo l'esercizio 2. Nell'esercizio 2 veniva chiesto di considerare un file CSV e realizzare una pagina HTML che mostri una tabella e un grafico con le medie mensili oppure trimestrali contenuti in questo file CSV, anzi non solo le temperature medie, ma una serie di opzioni: temperatura minima, temperatura massima, numero di giorni di pioggia. Era fornito un esempio di come realizzare il diagramma, cioè del CSS necessario e un esempio d'uso. Naturalmente anche per questo esercizio era possibile risolverlo sia con jQuery sia senza. Vediamo prima senza e poi molto rapidamente con jQuery. In questo caso le differenze sono le stesse rispetto al primo esercizio, perché sono tutte differenze relative a come manipolare gli oggetti del DOM. Questo è l'HTML dove abbiamo un tag select che mostra una serie di opzioni. Questo valore value ce lo ritroveremo all'interno dello script JavaScript. Poi abbiamo un tag di tipo input, checkbox, che permette di dire se vogliamo raggruppare i risultati per trimestre oppure no. Quindi abbiamo il div in cui collocare il grafico e il div in cui collocare la tabella. E naturalmente viene incluso lo script JavaScript che contiene la soluzione dell'esercizio. Come al solito iniziamo dal fondo. Abbiamo, esattamente come nell'esercizio prima, un anonymous function che viene assegnata a window.onload perché vogliamo che venga eseguita al termine del caricamento della pagina. Quindi viene invocata la load async, a cui viene passato l'URL
di nostro interesse e la funzione da invocare, la funzione visualizza. Perfetto. Quindi c'è una piccola differenza nella load async rispetto alla load async dell'esercizio precedente. Perché? Perché qui non abbiamo più un JSON, quindi non avrebbe senso fare il parsing del JSON. In questo caso la stringa di testo che rappresenta il file CSV viene passata alla funzione success. Quindi la funzione success deve in qualche modo analizzare il file CSV e trasformarlo in un oggetto JavaScript di una qualche utilità per poi proseguire nella soluzione dell'esercizio, nella costruzione della pagina. Naturalmente nella funzione visualizza, come prima cosa viene invocata la funzione parse CSV, cui viene passato il CSV, e il risultato di questa funzione viene memorizzato nell'oggetto meteo. Che cosa fa la parse CSV? La parse CSV era già fornita. La parse CSV divide il file in linee di testo. Dunque, lines è un vettore che contiene una stringa per ogni riga del file CSV. Quindi tutte queste linee vengono passate in rassegna e le righe vuote vengono rimosse dal vettore lines utilizzando la splice. A questo punto si presuppone che la prima riga del file contenga l'intestazione dei campi. Viene utilizzata un'espressione regolare per andare a selezionare i possibili caratteri che vengono utilizzati per separare i campi. Nel caso di addentrarsi troppo nei dettagli, comunque questa espressione regolare prevede che i campi siano tutti separati da una virgola, o tra la virgola, prima e dopo la virgola, possono esserci un numero a piacere di spazi oppure di tabulazioni. Eventualmente gli spazi e le tabulazioni possono anche non essere presenti. Add sarà dunque un vettore di stringhe che contiene i vari campi che sono stati individuati nella prima riga del file CSV. Perfetto. A questo punto, per tutte le righe successive a quella che contiene l'header, vengono analizzate in sequenza in questo ciclo for, vengono selezionate i campi che corrispondono a questa espressione regolare, su cui non mi addentrerei più di tanto. Comunque prevede che ci siano dei numeri da 0 a 9 oppure dei caratteri testuali. Ognuna di queste righe vengono aggiunte al vettore row, scusate, ognuno di questi campi vengono aggiunti al vettore row che conterrà la riga. La riga viene aggiunta infine a data. Quindi data sarà un vettore di vettori, o se volete una matrice. Infine viene creato un oggetto che contiene in fields questo vettore add e in data questa matrice data. E questo oggetto viene ritornato dalla funzione parse CSV. Torniamo alla nostra visualizza
Beh, poi cosa viene fatto? Viene selezionato, vengono selezionati gli elementi dell'HTML che hanno ID misura e che hanno ID trimestre. A questo punto viene, che cosa sono questi elementi? Sono quelli che permettevano di scegliere che tipo di misura vogliamo mostrare oppure se vogliamo raggruppare per trimestre oppure no. Quindi viene definita la funzione mostra misura che ragionevolmente effettuerà tutti i calcoli e andrà a creare la tabella e il grafico. Questa mostra misura viene assegnata a misura.onChange. Questo significa che quando il valore del tag misura cambia, viene eseguita questa funzione. Viene eseguita immediatamente mostra misura, perché deve essere eseguita la prima volta che carichiamo la pagina, altrimenti funziona solo quando premiamo qualcosa nel selettore. E quindi trimestre.onChange viene assegnato a questa anonymous function che a sua volta esegue la misura.onChange. Perché questa complicazione? Perché se avessimo assegnato mostra misura trimestre.onChange, in mostra misura si fa riferimento ad is e is deve essere l'oggetto misura. Alternativamente, invece di this, si poteva, visto che l'avevamo selezionato già qua, utilizzare misura. E a questo punto questo costrutto non sarebbe stato più necessario. Che cosa fa la mostra misura? Calcola in qualche modo le medie, grazie a questa funzione. In questa funzione passiamo l'oggetto che contiene i dati, il valore di mostra misura, il valore dell'elemento misura, oppure se non è presente nulla, perché non è stato ancora selezionato nulla, cioè la prima volta che viene eseguito al caricamento della pagina, la stringa di media, perché nel caso di default vogliamo calcolare la temperatura media, e questa variabile booleana che indica se il tag trimestre, se il checkbox trimestre è selezionato oppure no. Quindi cosa facciamo? Selezioniamo l'elemento che contiene la tabella e andiamo a chiamare la funzione tabMedia, analoga rispetto alla funzione dell'esercizio precedente, stampa la tabella. La funzione grafico, a cui passiamo il div che dovrebbe contenere il grafico, che andrà a realizzare il grafico. Calcola medie è piuttosto articolata, perché viene considerata la possibilità che la stringa di testo possa essere in questa forma, due operandi separati da un uguale uguale. Perché? Perché veniva chiesto di calcolare il numero di giorni di pioggia, ma in questa soluzione si prevede che si possa calcolare il numero di giorni di qualsiasi fenomeno. Se quindi abbiamo fenomeni uguale uguale pioggia, calcolerà il numero di giorni di pioggia. Ma se abbiamo fenomeni uguale uguale nebbia, calcolerà il numero di giorni di nebbia. Anche se poi nella pratica questo non è utilizzato. Naturalmente questo è qualcosa in più che non era assolutamente richiesto. Come fa a gestire questo caso? Guarda se c'è un uguale uguale, se c'è l'uguale uguale riconosce i due valori, altrimenti se non c'è l'uguale uguale capisce che è la temperatura media, minima o massima, e quindi andrà a lavorare sulla temperatura. Temperatura minima e media o massima, che sono colonne diverse del file CSV. Se trimestre è definito, definiamo essenzialmente un oggetto che contiene un anonymous function che va a prendere un numero e lo divide per 3. E quindi lo arrotonda. Oppure
Se trimestre non è definito, questo stesso oggetto conterrà un'anonymous function che, invocata su un qualche valore, ritorna il valore stesso. Questo per andare a gestire il caso del trimestre. Poi, che cosa fa? A parte la complicazione relativa ai, a quell'uguale uguale nel caso in cui si voglia calcolare il numero di giorni rispetto a qualsiasi fenomeno atmosferico, va ad applicare la funzione grouping a RDM, che se andate a vedere, RDM è il numero del mese corrente. Quindi se raggruppiamo per trimestre lo dividiamo per 3 e quindi andremo a iterare 4 volte, una volta per trimestre, altrimenti se non c'è il trimestre non lo dividiamo e quindi itereremo per 12 volte, una volta per ogni mese. L'idea è poi di definire due matrici, medie e count, che contengono nelle righe gli anni e nelle colonne i mesi oppure i trimestri. In medie verrà sommato il valore della temperatura, in count verrà contato il numero delle volte che abbiamo effettuato un'addizione nella precedente matrice, e poi alla fine, mediante questo doppio for che va ad esplorare tutta la matrice medie, dividiamo il valore di medie per il numero di volte che abbiamo sommato e lo assegniamo a medie. È un classico schema per calcolare la media dei numeri. Se vogliamo effettuare questa operazione in modo iterativo, non possiamo calcolare la media a ogni iterazione, dobbiamo sommare i valori, contare il numero di valori che sono stati sommati e poi alla fine dividerli. Capisco che il fatto di utilizzare due matrici possa confondere ampiamente. Vi consiglio di magari guardarlo con attenzione, poi se avete dei dubbi fatemi sapere. Ora, per quanto riguarda la funzione che stampa la tabella, non succede nulla di particolare rispetto al primo esercizio, a parte il fatto che qui invece di utilizzare gran quantità di create element, viene definita una variabile di testo, una stringa HTML, vengono appese al fondo della stringa il codice HTML che vogliamo realizzare, e alla fine diciamo che cont, che sarebbe il contenuto del div che dovrebbe contenere la tabella, punto inner HTML, cioè l'HTML interno a quell'elemento, è uguale a questa variabile di testo. E quindi viene ritornato operazione che però è assolutamente inutile. Infatti, quando era stata invocata, non ce ne facciamo niente del valore di ritorno. Comunque JavaScript non si lamenta, semplicemente il valore di ritorno non viene utilizzato. Per grafico, con la funzione grafico succede una cosa assolutamente analoga. Mi riferisco in particolare a questa parte. Viene creata la variabile HTML, stringa di testo vuota, vengono aggiunti a mano dei div che rappresentano le colonne del grafico, secondo l'esempio d'uso che era stato dato.
a questi div viene assegnata una classe per ogni gruppo, che può essere first, second, third, fourth. Visto che nel CSV erano presenti solo 2 anni, verranno usate solo le prime 2 classi. Questo perché si voleva fare in modo che le barre di uno stesso anno fossero tutte dello stesso colore. Infine viene creato un div con classe leggenda che contiene l'elenco degli anni con il rispettivo colore. In precedenza invece che cosa veniva fatto? Veniva definita l'altezza dell'elemento div che contiene il grafico al valore 300 pixel di default e quindi veniva calcolata questa parte del codice, viene calcolata la larghezza dell'elemento div che contiene il grafico per renderla proporzionale al numero di barre che sono contenute. E come viene fatto? Viene questo doppio for cicla su tutti gli elementi della matrice che contengono le medie, viene individuato il valore massimo, andando ad aggiornare questo valore massimo se l'elemento corrente della matrice è maggiore del massimo precedente, massimo che era stato inizializzato a 0, e dopo che abbiamo scoperto quanto vale il massimo, diciamo che la scala del grafico e l'altezza diviso il massimo per 1,05, perché così è stato impostato. La scala verrà usata successivamente per dire quanto devono essere alte le barre. Naturalmente questo valore deve essere moltiplicato per medie, per il valore all'interno della matrice medie, in modo che le barre abbiano effettivamente un'altezza proporzionale alla misura che vogliamo mostrare. Infine, midwidth definisce la larghezza minima del nostro grafico ed è calcolata utilizzando questo elemento ND, scusate, questo oggetto ND che contiene essenzialmente il numero di barre che abbiamo, che vogliamo mostrare. Questo viene moltiplicato per 30 perché probabilmente le barre sono larghe 30 pixel e poi viene sommato un 5 pixel moltiplicato per il numero di gruppi perché si vuole che ci sia lo spazio per raggruppare le varie barre e poi vengono sommati ulteriori 5 pixel. Comunque la maggior parte di questo codice sono sottigliezze grafiche e non sono il punto fondamentale dell'esercizio. Rapidissimamente con jQuery, poi facciamo una pausa. La funzione dollaro a cui si passa la funzione anonima. Questa volta però notate che non utilizziamo più il $.getJSON perché non lo usiamo, perché non è un JSON, quindi non possiamo utilizzare quella funzione della libreria jQuery. Download async è uguale a prima. Per selezionare gli elementi viene utilizzato la funzione jQuery, la funzione dollaro di jQuery, in modo assolutamente analogo rispetto all'esercizio precedente. Vi faccio solo notare che che dato un elemento per avere il contenuto di una sua proprietà, in jQuery si utilizza la funzione .prop. Qui ancora this viene passato a dollaro perché this è l'elemento del DOM, mentre noi vogliamo l'equivalente in jQuery. Quindi il grafico viene realizzato con jQuery utilizzando le funzioni che abbiamo già visto,
add class CSS. La funzione dollaro viene in questo caso utilizzata per creare un nuovo elemento. Vorrei farvi riflettere sul fatto che la funzione dollaro ha tre usi principali. Se passiamo alla funzione dollaro una funzione, vuol dire che vogliamo eseguire questa funzione al termine del caricamento della pagina. Se passiamo alla funzione dollaro una stringa di testo che è contenuta all'interno delle parentesi angolari, vogliamo creare un nuovo elemento del DOM. In tutti gli altri casi vogliamo selezionare degli elementi del DOM, passando il nome del tag, oppure la classe, oppure l'ID, oppure un selettore del CSS. Vi faccio ancora notare che nel caso del grafico e anche nel caso della tabella viene a questo punto invocata la funzione empty. Perché viene invocata la funzione empty? Perché quando selezioniamo una nuova opzione e vogliamo ridisegnare il grafico o la tabella, prima dobbiamo cancellare tutto ciò che era presente in precedenza. Nella soluzione di questo esercizio, senza usare jQuery, non era necessario. Perché? Perché creavamo la stringa di testo contenente il codice HTML e poi lo assegnavamo all'interno del div, e questo significa che ciò che era contenuto in precedenza veniva sovrascritto. Se invece l'avessimo voluto risolvere utilizzando la create element, bisogna fare attenzione anche in quel caso ad eliminare i figli del div che avevamo già creato in precedenza, altrimenti ogni volta che si seleziona una nuova opzione aggiungiamo ulteriori figli al div, e questo significa che la tabella avrà sempre più righe e il grafico avrà sempre più barre, perché non andiamo a rimuovere quelli precedenti. Va bene, direi che questo conclude la correzione degli esercizi. Adesso possiamo fare 10 minuti di pausa, poi vediamo AngularJS. Se avete dei dubbi su questo esercizio, chiedetemi pure. Grazie.